E benvenuti carissimi in questo nuovissimo video, qui come c'è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Come sempre per iniziare diamo il benvenuto ai nostri iscritti del canale e bentornato a coloro che ci seguono sempre. Bene, ragazzoli, quest'oggi video nuovo, particolare, perché? Come avete visto dal titolo, sapete cosa andremo a fare oggi, ovvero andremo ad aprire l'uovo di Pasqua di Dragon Ball della Kinder. Però, come ben sapete, tutti pesano quest'uovo e tutti cercano il Goku. Io vi devo dire la verità, non sto cercando Goku, ma bensì sto cercando Vegeta, perché è sempre stato il mio personaggio preferito della serie, quindi io cerco proprio il principe dei Saiyan, Vegeta. Anch'io ho pesato l'uovo e lo peserò anche qui insieme a voi, perché ho il bilancino a portata di mano, e stando a quando si dice in giro a TikTok o robe varie, il peso di Vegeta dovrebbe essere sui 250-256, mentre Goku e Jiren erano quelli più simili, ovvero 272-276. Quindi era molto più facile trovare Vegeta, infatti su tre uova direi che l'ho trovato abbastanza subito. Quindi, andiamo a vedere se effettivamente è vero quello che si dice in giro e anche su TikTok, e infatti lo andremo a pesare proprio insieme, perché anche abbiamo anche il comodo e pratico bilancino qui, ragazzi. Quindi, senza perdere tempo alcuno, andiamo a vedere se il principe dei Saiyan è qui con noi. Lo so, ragazzi, questo non è Pokémon, ma mi sembrava giusto dare spazio anche al signor Vegeta, anche in un periodo come questi che tutti ben sappiamo, ragazzi. Quindi andiamo a vedere se questo uovo contiene il nostro caro Vegeta. Ed eccoci qui, ragazzi, il nostro fantastico ovetto di Dragon Ball e il nostro bilancino. Ora, direi, prima di aprirlo, andiamo subito a pesarlo, anche se non so se effettivamente voi vedrete dallo schermo il peso. Come vedete, ora è a 000, ok, non lo vedete bene, però comunque è a 000. Mettiamo l'uovo sopra, ed è di 255, ragazzi, non so come farvelo vedere, ma comunque vi assicuro che 255.65, effettivamente non si sarebbe mai visto in cam, però ragazzuoli, questo è il peso. Quindi non ci resta che spostare il mouse, che non ci serve, non ci resta che andarlo ad aprire e vedere se effettivamente abbiamo trovato ciò che cercavamo, ovvero il principe dei Saiyan, Vegeta. Assolutissimamente, anche se vi devo dire la verità, io mi sono fermato a Dragon Ball GT, quindi per me, anche se al momento magari nella serie non lo so, non è più il principe dei Saiyan, non lo so ragazzi, per me rimane sempre il principe dei Saiyan, perché mi sono fermato alla serie Dragon Ball GT, quindi ho visto solo tutto Dragon Ball Z, quindi per dire, non è che io sia proprio... Allora, dato che la carta mi sta dando già fastidio, andrei a prendere un fantastico forbicina, ovviamente sempre dalla punta arrotondata, e facciamo un taglio. Così ragazzi, perché noi siamo alternativi e apriamo l'uovo in modo alternativo. Tra l'altro non vorrei neanche sporcare il tappetino dello studio, quindi lo andiamo ad aprire qui sopra, ragazzi. Eccolo qui, Kinder Gran Sorpresa. Tra l'altro, ragazzi, apriremo anche le uova dei Pokémon, però magari più là. Volevo fare questo video proprio perché me lo sono trovato davanti, me lo sono pesato, e quindi ho detto perché no, anch'io voglio Vegeta e non Goku. Andiamo ad aprire delicatamente questo uovo, non si è aperto, andiamo a distruggerlo con le mani, e mi si è proprio defragrato, ok, ce la possiamo fare. Ripeto, non vorrei sporcare il tappetino, quindi va bene. Allora, qui abbiamo la sorpresa, chissà, sarà lui. Andiamo a fare un check del cioccolato, che
Devo dire, ragazzi, devo cenare quindi tra poco, quindi allora, non esagerare. Comunque, le uova Kinder sono sempre le uova Kinder, diciamo. Perché il telefono è storto? Niente, abbiamo fatto tutta la vita storta, ok. Buonissimo, ragazzi. Direi che è arrivato il momento della verità. Ci sarà Vegeta? Ci sarà Goku? Rimarrò male e troverò Jiren che non so neanche chi sia? Vediamo. 1, 2, 3. Ed è lui, ragazzi, ed è proprio lui. Quindi pesare, ragazzuoli, funziona. Tra l'altro questa è la mia prima figure di Dragon Ball. Ed è tanta roba, ragazzi, ed è davvero tanta, tanta roba. Guardate qui, è proprio lui, ragazzi. Il peso era di 255, anzi, pensate che dove l'ho preso, il peso era di 250, quindi avevo sempre il dubbio. Poi l'ho provato su un'altra ed era 252 e il peso era quello, ragazzi, sui 250. Infatti, eccolo qui, ragazzi, Vegeta. Proprio lui volevo, ragazzoli, proprio lui. Tutti cercavano Goku, ma io, ragazzoli, volevo lui. Volevo soltanto lui. Tra l'altro qui abbiamo l'immagine dei tre personaggi che si potevano trovare. E qui abbiamo il come montare. Vabbè, ormai noi l'abbiamo già montato. E quindi eccolo qui, ragazzuoli. Possiamo effettivamente dare conferma che il peso è proprio esatto, ragazzuoli. 255 e ci becchiamo un bel Vegeta. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato l'uovo Dragon Ball e anche voi siete riusciti a trovare il Goku o il Vegeta che volevate. Tra l'altro sono fatte davvero bene, ragazzuoli, devo dire, tanta tanta roba. La manifattura di queste sorprese, devo dire che la Kinder con le sorprese si supera ogni volta. Infatti, peccato che non fanno ancora le uova Kinder di nuovo di Pokémon. Che dire, ragazzuoli, per questo video è davvero tutto. Io vado a cenare e poi mi sbrano sicuramente tutto l'uovo. Vi ringrazio di essere stati qui con me a questo video e vi ricordo che apriremo anche quello di Pokémon. Tra l'altro quello di Pokémon ha due grammature, ovvero uno da 150 e l'altro da 280. Noi apriremo quello grande. Io vi ringrazio di essere stati qui con voi. Un saluto dal principe dei Saiyan, fantastico Vegeta. Io sono contentissimo di aver trovato Vegeta e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.